Ciao ragazzi, bentornati qui con Pumping Simulator 2. Ok, allora siamo alle 9 di mattina. Ho lavorato un po' screen, infatti sono intorno ai 90.000. Oggi voglio andare a comprarmi la prima macchina, perché non ho comprato ancora nessuna macchina, ho solo venduto quella che avevo io all'inizio. E voglio anche andare a ristrutturare questa casetta qui. Adesso vediamo un po' dove ci possiamo mettere per ristrutturare, vediamo qui. Ok, cars sent to home, che significa? Vabbè, lasciamo perdere. Rucksack pieno, vabbè, quello è il coso. Ed ecco la nostra casetta fatta. Oh, dobbiamo solo vedere se adesso c'è altra roba da posizionare. No, non eri tu, ma era questa. Vediamo se sono venute fuori. Ci vuole magari qualche poltrona, qualcosa in più. Mi sa proprio di no, 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 qua no, qua no, qua roba da mangiare, no, casa, andiamo direttamente qui, facciamo prima. Ok, abbiamo da posizionare poltrone, sedie, un altro scaffale, un altro frigorifero, due comodini, beh, un po' di roba ce l'abbiamo. Abbiamo anche, allora, 5 di questi, 2 di questi, 2 di questi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Però 11, altri 2, 3 forni, 4 divani, però e 20 lampade. Però. 20 lampade. Allora, dove me li mandi? A casa. Mandiamo tutto a casa perché è tutta roba che serve per casa. Ok, via. Vediamo se nel frattempo c'è qualcos'altro. No, mi sa proprio di no. Ok. Oh, ed è arrivato tutto. Wow, ok. Cominciamo subito. Frigoriferi, dove vanno? Frigorifero 1 va qua. Ok, poi su. Ce ne va qualcuno anche su. Ogni piano ce n'è uno. Ok. Ehi ragazzino, stai attento alla scala, ti fai male. Poi un divano, uno qui, uno no, lì poi non riesco a prendere la roba. Uno qui, uno su. Oh, cos'è fuori? Uno qui e l'altro che va posizionato. Su cosa c'è? Ah, ok, qua c'è la camera da letto, però altra roba non ci va. Conviene che spostiamo prima sta roba. Mi piace farlo con la luce accesa o con la luce spenta? Dove si apre qua? Si passa da qui. Yo! Ok, cosa è rimasto qua? Questo andava qui. Ok. Sedie. Ok, andiamo su. Una sedia per guardare fuori. E una per riposarsi dopo la nottataccia. Vediamo. Altri comodini? Dove va il comodino?
Ne ho preso uno in più? Ok. Portrone. Una qui. Dove vado io? Se mi scappa da pipì? La faccio fuori dal balcone. Yo! Allora, uno qui. Aspetta che mi porto anche... Cosa c'era? Il forno. Uno qui e uno qui e uno qui. Con tutti questi forni non so neanche cosa farne. Allora andiamo a mettere il tavolo e poi abbiamo finito, quanto pare. Uno qui e l'altro qui. Sopra? No, sotto. Ah, va qua. Ok. Bene, e questo è a posto. La casa è fatta. Andiamo a vedere il garage. Da dove si entra? Da qua. Allora, apriti. Qua c'è il garage. Ok. E qua ci posso venire sicuramente con la macchina. Qua ci sono le gomme. Andiamo a comprarci una macchina. No, non compriamo la nuova, compriamo la usata, costa sicuramente meno. Vediamo un po' cosa c'è da comprare. Cosa prendiamo? Prendiamo questa, vediamo quanto vuole. 28.000. Io ne do 24. Oh! Nerari, adesso è mia la Nerari. Sali. Però che sgommata. Per andare a casa da dove? Tipo che sound. Oh. Wow. A pelo quella curva lì, a pelo. Ah, ok. Torniamo a casa. Palo, palo, palo. Muro. Io ho le mie dote di guida con la tastiera, ragazzi. Odio la tastiera. Qua dove siamo? Cosa fanno quelli? E qua dove sono? C'è un altro con la macchina in vendita. Vediamo se c'è la mappa. Va, perché altrimenti giriamo in tondo come dei rinco. Dove sono? Sono qui. Allora, per andare a casa è qui. Allora, devo andare a sinistra. Un altro in vendita. Qua 100, 150. Piano, che altrimenti ci vuole casa nuova. L'abbiamo ristrutturata da poco. Vediamo se possiamo modificare. E mo. Oh! Ok. I colori. Andiamo su un qualcosa del genere, dai. Yeo. Facciamo un colore. Mi piace più uno di questi. Ok, poi. La lucentezza, ma facciamola... No, troppo lucida non mi piace. Facciamola un po' opaca.
Cos'è il rim? Oh, i cerchi. Ma c'è un'altra inquadratura? Non c'è. Il rim ce ne sono diversi. Oh, guardate questi. No, questi no. Mettiamoci. Questi. Molto tamarro, ma va bene. Spoiler. Spoiler ci vuole. Extra. No, la luce della polizia non mi piace. Front suspension. Ah, possiamo andare in altezza o in basso o in alto. Andiamo in basso e anche in basso. Nitro. Boh. Platter number. Metto. Vabbè. Mike 01. 9000 mi costa sul crezzetto, però. Oh, abbiamo modificato la prima macchina. Io poi che tamarro. Oh, guardate le ruote che sono enormi rispetto alla macchina. Vengono fuori in mezzo metro. Boh, dai. Vediamo un po'. 9000 l'abbiamo spesi. Oh, palo, albero. Che culo. E dove si va di nuovo al rifornimento? Palo, albero, palo. Oh, frena. Oh. Comunque, allora si guidano male. Io sono negato con la tastiera, ma vacca trota se si guidano male ste cose. Non sai che ti dico? Parcheggiamola qua. Basta. E qua finisce la nostra avventura con questa specie di boh, Ferrari modificata tamarra fino alla fine, ragazzi. Ma tamarra forte. Comunque, dai, proviamo a venderla. Se non sbaglio, è qui. Questa è la mia. Quando l'ho pagata io 24 e 9000 ci ho speso. Se ne va a 33. Mettiamola. Boh. Mettiamola a 38. Dai, vediamo un po' come va a finire. Devo fare la foto. Vabbè, intanto metto l'annuncio. 38000. Poi facciamo la foto, vediamo. Ah, da qui. Nel frattempo ho migliorato anche la telecamera. Qua davanti, dai. Un po' più bellina. No. Qua. Tipo, sembra un po' mongoloide sta cosa. Ok, ce l'ho in galleria. Andiamo nelle mie, che sarebbe questa. Ok. Sì, pronta. Allora, dettagli. Verde è molto tamarra. Ok. Come si fa? Così. No, in offerta. Boh, vediamo se riusciamo a venderla. 38000. Becchiamo un bel bonus. Qualche centesimo lo becchiamo. Allora, la casa l'abbiamo ristrutturata. Non abbiamo niente da ristrutturare. E andiamo a vedere se abbiamo. Oh, signorina, signore, lei. Vedi che ti abbronzi troppo la pelata, ciccia. Mettiti il berrettino, perché altrimenti ti bruci la pelata. La pelata. Oh, sì, proprio questi ne avevo bisogno. Andiamo all'airport. Ecco qua, ci sono i miei piloti di contrabbando, i miei contrabbandieri. Sono 6, no 4, mi mancano altri 2. Oh, la macchina in vendita, vediamo quando ci andiamo a prendere, dai. Che c'ho la macchina, c'è uno lì davanti che vuole la mia macchina. Ok, tu sei pieno, mettiti qui. Allora, dove lo mandiamo? Intanto facciamo il pieno. Andiamo in Norvegia. Ma questi prezzi non aumentano mai? Ok, decolla, bravissimo. Andiamo a vedere quello quando ci pagherà la macchina.
Anche perché dobbiamo vedere quanto l'abbiamo pagata. 9.000 abbiamo speso. Noi l'abbiamo pagata a quanto? 24 più 9 siamo a 33. Vediamo quanto ce la paga. Ciao, benvenuto. 38. Lui me ne vuole dare 31. Allora, 33 l'abbiamo pagata. Cioè, con tutti i costi e compagnia varia siamo andati a 33. Facciamogli un'offerta. Non 38, ma un 37. Dai, vediamo un po'. Adesso si lamenta e mi dice di no. Facciamo un 36,5. Ancora. Oh, ciccio, mi ha acquistato una barca di soldi. Facciamo 36 e non ne parliamo più. No, non te lo posso dare 31, ciccio, ci perdo un casino di soldi. No, 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 te ne puoi andare. No, 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 mi sa che non abbiamo fatto un gran bel investimento. Prossimo giro, vediamo. Almeno un qualcosa bisogna guadagnarcela, perché quando ci costa abbiamo detto 24 e 9 sono 33. Anche se prendiamo, ci guadagniamo un 1000. Secondo me le modifiche non dovevamo farle. Ci avremmo preso sicuramente qualcosa in più. Quando vuoi? 17. 14. Oh, benissimo. Sapevo gliene offrivo 13. Ah. Sono giro, mi butto proprio giù giù. Voglio vedere dove arrivo. Dove la metto? Mettiamola qua. Ok. Mettiamo in vendita anche questo. Dobbiamo fare la foto? Ma chi ci frega la foto? Secondo me si vende anche senza foto, no? Vabbè, facciamogliela, va. Certo, col palo davanti non è il massimo. Dammi la foto. Torniamo qui. Questa. Allora, abbiamo pagata. Mettiamola a 18. Mettiamola a 19, dai. Che te frega. Hello? Questi da quanto sono? Sono da 125. Io ho messo un massimo di 150. Da ordinare 150 alla volta. Perché è tutta sta roba qua per terra? Ok. Oh, ma perché hanno tutta questa roba per terra? Ok. Vabbè, mettiamolo tutto qua. Jalapeno va qua. Cioè, non ho capito perché. Perché non possono mettere. Allora, fammi vedere dove sono le cassiere. Questa è gelo. Può raccogliere i cosi singoli. Però a questo punto non me li mette più via, perché non può né. Se gli dico di fare sta cosa così. Perché altrimenti me li lascia tutti lì. Adesso glieli metto qua, poi in automatico li organizzeranno. Cioè, tutta sta roba per terra, non ho capito. O ci devono pensare quelle delle pulizie. E purtroppo non ce la fanno in tempo. Secondo me quella proprio delle pulizie, aspetta. Dove sono le ragazze? Qua, dettagli. E infatti può raccogliere cose singolarmente. Secondo me sono proprio loro. Allora, questo è il tonno, mettiamolo qua.
Ok. E a gelo gli andiamo a cambiare di nuovo la cosa, fammi vedere. Qui. Hello? Nein, questo no. Perfetto. Allora, qualcuno che vuole la macchina, questa non la vuole nessuno. E quella non la vuole nessuno. Ah, dobbiamo recuperare questi soldi, ragazzi. In un modo o nell'altro. Ok, qui abbiamo. Ci mancano solo gli scaffali. Adesso ordiniamo pure gli scaffali. Anzi, potrei fare anche un'altra cosa ancora. Dov'è qui? Chiamiamo il manager. Marco, portiamo tutta sta roba a 200. Ok, tranne i limoni e la limonata che non servono e i cosi dolci che facciamo un 500. Andiamo a modificare anche un po' l'orsacchiotti perché non ci vogliono tutti i orsacchiotti. Facciamo 100. Facciamo 100. E quelli grossi facciamo un 50. Ok. E tutto il resto va bene così. Oh no! Hanno abbattuto l'aereo! Come mi abbattono l'aereo? Chi è morto? No, mi è morto un collega! Che mi è morto un collega? Chi dei due è morto, ragazzi? È morto uno dei miei piloti. No! No! Vacca trota! Cioè, in poche parole ho perso sia il pilota che l'aereo e la merce? Mannaggia! Oh. Non va tanto bene sta cosa qua, che non va tanto bene. Non va affatto bene. Oh. Che balle, che balle. Oh, adesso dove sono gli scaffali? Oh, no, gli scaffali non li ho mica ancora presi. Perché avevo aumentato sta roba qui. Oh. Vabbè, mettiamo via un po' di roba. Nel frattempo speriamo che arriva di nuovo qualche offerta. Dovrebbe essere questo, se non sbaglio. Ce n'era uno che doveva solo ed esclusivamente riempire qua, dov'è? Ok, ci dovrebbe essere uno che riempie solo gli scaffali. Ed è Ryan 1, dovrebbe riempire solo gli scaffali. Dove sta andando? Vediamo Ryan 1. Ragazzi, se volete partecipare, scrivetemelo sotto. Dice: voglio fare lo stalker. E io, prossimo giro, vi inserisco. Adesso in questa puntata, probabilmente non ho inserito qualcuno perché li ho registrati. Ho visto il discorso dei 2 giorni di ferie. Ho registrato qualche puntata in avanti. Però dalla prossima in poi saremo più o meno pari. E riusciamo a lavorare bene questa cosa qua. Questo è Ryan. Dov'è Ryan 1? Dovrebbe fare solo esclusivamente questa roba qua. Vediamo. Sì. Gli altri tre riforniscono i scaffali. E questo invece porta tutto questo materiale che c'è qui. Lo porta qua almeno. Prendiamo gli gelati. Qui. Gelati. Gelati. Altri gelati. Non ci credo che non ci sono altri gelati. Allora, vediamo se ci sono altri gelati. Questo è gelato. E questo è gelato. Questo è gelato. Ok. Gelato. Gelato, gelato. Gelato.
No. No, dammelo qua. Fenomeno. Me lo tira via da un lato e me lo porta da un altro. Ok, portiamo questi gelati. Cacchio, mi hanno abbattuto un aereo, ma come si fa? Pieno tutti e due, sì. No, ne abbiamo 50 e passa. Pieno anche qua. È pieno anche questo, mi sa che forse abbiamo esagerato con i gelati, eh. Che con i gelati forse abbiamo esagerato. Orsacchiotto. Allora, mettiamo solo gli orsacchiotti. Dove sono? Questo non c'entra niente, questo non c'entra niente. Allora, orsacchiotti. Facciamo un po' di spazio. Orsacchiotti, mi dai. Orsacchiotti e la roba dolce, ok? Qua non c'era niente. Qua, orsacchiotti, ce ne sono tanti. Ok, qua c'è. E che cavolo? Ce la faccio prima o dopo. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. E qui c'è orsacchiotti. Nella speranza che adesso non torna a mettermeli dentro. Guarda che rincoglionito, me lo metti di nuovo dentro. No! Ok, prima che si fottano un'altra volta questi, portiamo via questi. Dobbiamo recuperare i soldi delle due macchine che abbiamo acquistato. Tieni tutti? Sì. No, tu no. 1, 2, 3. Portiamolo di nuovo indietro. Vediamo se nel frattempo qualcuno è arrivato lì che vuole le macchine. Oh, lì ci sono. C'è della gente che aspetta. Allora, 33. Quanto me lo paghi? Vediamo. Che offerta mi fa? 30. Fai una cosa, dammene 35 e te la do. Lo sapevo io. Ah, dammene 34 e mezzo. Ma che stronzo. Dammene 34, basta che sparisci. No, vuol dire che la vendo a questo. Vediamo se me la paga 34. Almeno ci guadagno 1000. No. 33,5. Dai, ci guadagno 500 dollari. Mannaggia. Vado pari? Ok. Io boh, ci devo perdere 5000 dollari. Ah, vabbè, dai. Prendiamoci 5000 dollari. Basta che te ne vai. Vaffanculo pure tu. Vediamo questi. 19. No, tu adesso me ne dai. Dammene 16 e siamo a posto.
Perfetto, almeno con questa ci abbiamo guadagnato quelli che abbiamo perso con l'altra macchina. Il che significa che comprare le macchine va bene, ma non conviene modificarla per vendere. Se la modifichi conviene che te la tieni, perché altrimenti ti costa troppo e non ne vale. Ha fatto la... Ma non so perché vanno lì. Che non ne conviene completamente la situazione. Cosa c'è qua? Dammi una scatola che riempio i bicchieri. Vabbè ragazzi, io direi che... Non so come siamo messi col tempo, perché non ci ho fatto più caso, vediamo. Oh sì, dai. Direi che va bene così. Mi sa che al prossimo giro andiamo, anzi, vediamo, ce la facciamo. 58.000. Andiamo a fare una cosa. Andiamo, l'ultima cosa, e poi chiudiamo. Andiamo ad attivare questa cosa cerca qui. Ah, questa secondo me era in attesa che voleva la macchina. Questo che? Mi vuole vendere la macchina lui qui? No, questi secondo me erano quelli che aspettavano, che volevano comprare la macchina. Devo andare a comprare l'aereo che non ce l'ho più. E uno dei miei colleghi addirittura è morto. Non va bene così. Chi è morto dei due? Fammi vedere. Allora, i due piloti, Stanic è morto, Nenox. Non va bene. Allora, andiamo al qua, che a fianco ci dovrebbe essere un altro pozzo petrolifero. Dov'era? Qui, se non sbaglio. Eccolo lì, Pozzo Petrolifero, un po' troppo vicino per... Ok, così ne abbiamo un altro. Quanto siamo a proposito? Qui siamo all'1%. Dovremmo vedere negli altri come siamo messi. Boh, ero di passaggio, ho trovato questa bella macchina e l'ho comprata per $8.000. Per 8.000 ne è valsa la pena. Andiamo direttamente al pozzo. Forse mi serviva, era meglio un SUV. Ci arrivo al pozzo? Sì. Ci arrivo al pozzo. Andiamo al pozzo. Dov'era? Oltre la collina. Cacchio è il pozzo? Ogni volta lo perdo, sti cacchi di pozzi. Ah, eccolo lì. Scendi. Beh, qua abbiamo un 46% già di prodotto, che okay. Se lo faccio qui mi dà $66, se invece lo mando qui 41, perché è a 0,90, invece questo è 1,44. Altrimenti potrei mandarlo di nuovo alla mia pompa di benzina e la vendo come benzina, come gasolio, carburante o quello che è. Saliamo di nuovo sul BM, che così lo mettiamo in vendita. L'ho preso a buon prezzo, 8.000. 8.500, se non sbaglio, 7.500. Se stava incazzando il tipo, allora alla fine ci siamo messi d'accordo. Adesso la mettiamo in vendita, vediamo se becchiamo altri $2,000-3,000 da questa cosa qua. Prima un po' di off-road. Albero. Ma su che? Ma c'è un... Ah, è come se gli avessi cioè il passamontagna. Eppure l'ho pagata la macchina, non è che l'ho rubata. Vabbè. Allora, mettiamola in vendita, facciamogli una bella foto. Così, con tutto il coso che sventola. Bravissimo. Ok. Mettiamo in vendita il nostro BM. Carica immagine, questa qui l'abbiamo pagata 8,5, mettiamola a 13 e vediamo come va a finire. Ok, poi ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata con Pumping Simulator 2. Salutone, ciao.